e benvenuto a questo video seminario che ti svelerà tante nuove cose sugli investimenti immobiliari. Probabilmente se stai guardando questo video sei incuriosito anche tu delle potenzialità che hanno gli investimenti immobiliari e quindi vuoi conoscere un po' che requisiti bisogna avere per poter iniziare a investire in immobili, soprattutto per una persona magari come puoi essere tu che non ha grande esperienza nel campo immobiliare o proprio non ha nessuna esperienza e magari parte con pochissime risorse economiche da parte. Sicuramente se stai guardando questo video è anche perché vorresti risolvere i tuoi problemi finanziari, quindi avere una libertà economica che grazie agli immobili potresti ottenere. Però che requisiti bisogna avere? Questo video ti svelerà appunto tutte le domande più gettonate, più pressanti che ogni persona che vorrebbe iniziare a investire in immobili gli sorge appunto in testa. Guardare appunto questo video sarà la miglior cosa che tu potrai fare in questo anno 2013, siamo proprio all'inizio del 2013 nel momento in cui ti sto parlando e quindi ti svelerò un po' tutti i requisiti che bisogna avere per poter iniziare ad investire in immobili. Una cosa voglio dirtela subito, che non esiste momento migliore per poter iniziare a investire in immobili per una persona che non ha esperienza. Questa crisi finanziaria mondiale ha fatto sì che gli immobili abbiano avuto un crollo dei prezzi, quindi i prezzi sono diventati veramente competitivi e soprattutto ha fatto un po' pulizia, ha eliminato un po' quei investitori improvvisati che si erano messi a svolgere questo tipo di nuova attività nel recente boom immobiliare. Quindi iniziare in questo momento ti permetterà di trovare tantissime occasioni, tantissime offerte per investimenti immobiliari e soprattutto poca concorrenza e venditori predisposti ad accettare trattative con sconto, al contrario di quando esistono i boom immobiliari, le bolle immobiliari, dove insomma tutti i venditori sono un po' più restii a scendere di prezzo dovuto al fatto che c'è un acquirente dopo l'altro e quindi possono ottenere il prezzo che vogliono. Questo è un mercato comandato in questo momento dagli acquirenti perché sono molto pochi e quindi le possibilità di business per i nuovi investitori sono molto elevate. Comunque, intanto se non mi conosci mi chiamo Franco Gentile e se non conosci la mia storia eccetera puoi andare nel reparto staff del blog per vedere un po' chi sono e che cosa ho creato in questi anni grazie agli investimenti immobiliari. Quindi ti invito a vedere nella sezione staff la mia scheda, insomma, per conoscermi meglio. Ci sarà un video appunto di presentazione. Comunque se sei in condizioni economiche o finanziarie abbastanza critiche oppure dipendi solamente esclusivamente dal tuo lavoro, sicuramente questo video ti può interessare per poter risolvere delle problematiche personali grazie agli investimenti immobiliari. Soprattutto quali requisiti però bisogna avere per iniziare questo tipo di attività? Me lo sono chiesto soprattutto perché parlando a persone che magari non hanno esperienza devono sapere, quindi devi sapere che investire in immobili non è per tutti, insomma bisogna avere anche comunque dei requisiti perché è un'attività che si può imparare, si può apprendere con facilità, ma bisogna avere dei requisiti che appunto ti svelerò poi successivamente, ok? Investire in immobili può essere anche un'attività veramente divertente e anche redditizia che se fatta nella giusta maniera ti può risolvere veramente tantissime problematiche di investimento e in questo momento appunto ti volevo svelare come si fa a guadagnare appunto con gli immobili, quanto si può guadagnare, quanto ci si può impiegare per arrivare ad avere dei risultati concreti ed è soprattutto sapere se bisogna essere già esperti in qualcosa oppure si può iniziare anche da zero. Ti dirò un po' tutta la verità, anche se magari può non esserti piacevole, però comunque è meglio che tu sappia che cosa bisogna in effetti avere per poter iniziare a investire in immobili, in maniera tale che se tu poi deciderai di intraprendere questo tipo di attività, potrai insomma avere tutte le regole ben chiare nella tua testa. Ok? Intanto ti dico già che io professionalmente sono cresciuto grazie ai libri e agli studi di Robin Allen, che è il grandissimo investitore USA, che ha comprato e rivenduto immobili solo con pochissimi dollari
ed è stato seguito tra l'altro anche da un giornalista che non credeva che fosse possibile comprare e rivendere immobili senza soldi, è stato seguito in una città che era lui sconosciuta, e da zero insomma ha creato una serie di compravendite senza anticipo con soli $500 e ha creato subito un grande capitale. Da lì, essendo poi stato seguito da un giornalista, è diventato famosissimo e ha creato tantissimi libri che la maggior parte purtroppo sono in lingua madre, quindi in lingua americana, e non di facile comprensione, soprattutto perché bisogna poi adattarli al mercato italiano, che è un po' diverso. Insomma, io sono cresciuto professionalmente grazie a questi libri, quindi al contrario tuo, che puoi crescere anche già con tecniche italiane, quindi ben testate, ho dovuto insomma districarmi su libri in lingua madre, nonostante io non sia molto pratico di lingua americana, insomma, questo discorso. Ad esempio, si può imparare benissimo investire in immobili e riconoscere i famosi don't wanters, che sono i venditori motivati, che sono quelle persone che appunto ti fanno veramente concludere affari d'oro, e in questo momento di mercato particolare i venditori motivati sono veramente tanti, quindi è un'ottima opportunità. Potrai conoscere appunto che cosa bisogna fare per imparare determinate tecniche per trovare immobili con sconto e soprattutto trovare degli affari e sapere comunque individuare un affare, questo è importante. Quindi adesso io ti dirò in definitiva, prima di lasciarti poi al vero e proprio seminario completo che dura oltre 55 minuti, quindi dovrai seguirlo con calma, con attenzione, ti svelerò comunque nel prossimo video che requisiti bisogna avere per poter investire in immobili, quindi te li elenco pure, ti svelerò come se guadagnare con gli immobili è per tutti o è solamente per determinate persone, che requisiti devi avere per iniziare investendo partendo da zero, iniziare a investire partendo da zero, quindi da zero soldi, da zero esperienza, che cosa bisogna avere dei requisiti. Quanti soldi devi avere per concludere delle operazioni profittevoli, quindi con sconto? Quindi ti svelerò se bisogna avere dei soldi e che soldi e quanti soldi bisogna avere. Quindi quanti soldi soprattutto si possono guadagnare anche in un anno o in una singola operazione, questo è importante che tu lo venga a sapere, e se devi lasciare comunque il tuo posto di lavoro. Quindi si può investire in immobili in parallelo con la propria attività, quindi stare con due piedi in una scarpa, oppure devi lasciare perdere il tuo lavoro? Ti svelerò anche questo. Quanto tempo ci vuole per avere il primo risultato, quindi la prima operazione profittevole? Quindi questo è importante anche saperlo, cioè nel senso quanto impegno dovrai metterci e quando arriverà il primo risultato, quindi la prima operazione conclusa. Questo è importante, ti svelerò anche in questo seminario. Questo video seminario appunto durerà 55 minuti, è condotto direttamente da me, per poterlo scaricare, leggere e ascoltare e vedere dovrai appunto inserire da qui sotto il tuo nome, la tua email principale, e riceverai immediatamente, una volta inseriti i dati, il video seminario, che è composto nel primo tempo e il secondo tempo, e per un totale di 55 minuti staremo insieme, quindi quasi per un'oretta, e ti svelerò un po' tutti i requisiti che bisogna avere, queste domande qua che potrebbero sorgerti anche a te. Quindi non mi resta che invitarti a inserire il tuo nome e la tua email principale e verificare che non finisca magari nello spam o nella posta indesiderata, quindi se eventualmente non dovessi riceverlo entro 30 minuti mi puoi scrivere via mail e te lo rispedirò io direttamente. Ok? Quindi niente, ti invito a lasciare il tuo nome ed email e ci vediamo appunto dall'altra parte con il video completo. Ok? Ciao, grazie e buon business da Franco.